Salve ragazzi, bentrovati in compagnia di Ramo. Quest'oggi, come vedete, siamo su Formula 1. Formula 1 2015 che ho acquistato per Xbox One. E perché ho anche il volante che non utilizzerò quest'oggi perché non mi è ancora arrivata la postazione, quindi non ho dove attaccarlo. Quindi giocherò col joypad anche se non nel massimo, perché visto che la sensibilità dei grilletti non è tarata perfettamente. Quindi praticamente il grilletto a metà corsa è come se fosse già tutta corsa. Quindi c'è qualche piccolo problema. C'è un caldo bestiale oggi, quindi se sentite dei rumori molesti è perché ho tutte le finestre aperte, quindi entreranno rumori da fuori, le macchine, clacson, quello che è, ho anche il ventilatore, però non basta, quindi abbiate pazienza. Allora, ho visto questo gioco, ho fatto qualche giro di prova così, a tempo, non ci ho ancora giocato praticamente, ma non mi sembra così bello come pensavo. In più ho tolto la carriera, quindi non posso neanche fare un mio pilota da portare avanti. E va bene, comunque ho già parlato troppo, ci vediamo come sempre fra 10 secondi direttamente sul gioco. A fra poco, ciao! Ragazzi, allora siamo nel menu, quindi andiamo su stagione del campionato. Allora, inizia la nuova stagione del campionato, ok? Andiamo a prenderci la Ferrari. Prendiamo Kimi, che mi sta molto più simpatico di Vettel. Io direi di iniziare. Allora, selezione difficoltà. Direi di partire col medio. Tanto poi si può via via cambiare durante il campionato. Quindi iniziamo a partire col medio, anche perché col joypad non è molto facile. Meglio, anche perché non ho mai giocato a Formula 2015, quindi non neanche il 2013. Quindi è un po' che non gioco a Formula 1. Scegliamo assolutamente weekend breve, perché se no ci vorrebbe un'infinità di tempo. Qui abbiamo prova libera di 15 minuti, che lo useremo giusto per fare l'assetto. Qualifica tentativo unico va benissimo. Ok, bla 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 bla. Andiamo su impostazioni gare, andiamo a vedere quello che c'è. Allora, livello di pilota abbiamo detto medio, va bene. Flashback lo lasciamo, regola parco chiuso sì, danno veicolo completo va più che bene. Poi andiamo sugli aiuti e andiamo a vedere gli aiuti. Allora, frenata assistita no, freni antiblocco sì, controllo trazione mettiamo sul medio. Volevo mettere completo, però poi mi sembra troppo 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 facile, quindi mettiamo sul medio, anche se col joypad, ripeto, la sensibilità ai grilletti non va bene. Traiettoria dinamica solo curve, traiettoria dinamica 3D va bene, cambio automatico perché no, con il joypad non si può cambiare, mi viene proprio male. Ok, iniziamo così. Poi ripeto, quando arriva al volante cambiamo via via comunque. Ok, avvia sessione. Naturalmente farò le prove libere per provare un assetto che salterò e poi ci vedremo insieme direttamente sul giro di qualifica. A dopo. Bene, eccoci qua ragazzi, tornati. Abbiamo appena finito il giro di qualifica. Non è andata piuttosto male, anzi, tutt'altro, direi che è andata benone, quindi vediamo un attimino come siamo qualificati e siamo pronti per la gara. Non so minimamente come funzionano le Si strategie. concludono qui le Direi che qualifiche. abbiamo fatto un buon Kimi tempo, Raikkonen ha 1:31:394 conquistato la su questa prima pista, non è posizione per male, ora. considerando che non abbiamo Non neanche controllo di dimenticheremo trazione. facilmente questa prova nelle qualifiche. Ok, non so come funzionino esattamente le strategie dei box, come si metta benzina magra, grassa. Ho visto qualche video su YouTube, ma effettivamente viene un pochino male. Niente, lanciamoci e prendiamo quello che viene fuori, anche se arriviamo ultimi non è un problema, perché un conto è girare così da solo, un giro secco, e un conto è girare in mezzo alle altre macchine, e Il anche perché ho pubblico visto c'è, che è numeroso per questa l'intelligenza prima gara. artificiale è fatta proprio male, nel senso che le altre macchine corrono come se non ci fosse nessuno. Ok, strategia X, andiamo a vedere, option, prime, ok, dobbiamo per forza partire con questo, penso, sì. Eh beh, certo, poi dovremmo cambiare. Ok, andiamo avanti. Via. Non so come diavolo siamo partiti, ma abbiamo la curva a favore. Andiamo all'acceleratore. Ok, la prima curva abbiamo passato indenne, quindi siamo fuori dai guai per il momento. Calma, dosiamo l'acceleratore. Via. No, non riesco a parlare tantissimo perché comunque sia sembra di guidare sulle uova. Non è una pista semplicissima perché qui il minimo errore si paga con il muretto. Sono ancora abbastanza
decidi, vabbè, partito. Cercheremo di fare il nostro meglio. Considerazione sul gioco. Non è il gioco che mi aspettavo, diciamoci la verità. È strano. Non è una simulazione, è un arcade un po' particolare, ma lasciato alquanto deluso l'intelligenza artificiale dei piloti e anche altre piccole mancanze. Graficamente non fa gridare al miracolo, sinceramente, non so come fosse la passata edizione su PC, però graficamente diciamo che è abbastanza povero. Per il momento siamo indenne. Abbiamo Hamilton e Rosberg alle spalle. No, ho sbagliato traiettoria. Qui ho fatto una. Sì, ecco. Ah, ok. Non farmi spaventare. Non parlare. No. Ragazzi. No. Ecco, questo è quello che succede. Ti danno sportellate come se niente fosse. Dobbiamo andare a recuperare, speriamo che la macchina abbia subito troppi danni. Questo è quello che dico. Giocano come se fosse un demolition derby. Ai. La vedo dura. Vettel all'esterno, para fuera. Rosberg ha preso il largo. Diciamo che ci siamo auto eliminati. No, Hamilton in testa. Mi sono deconcentrato. No. Sto a guardare il display. Grande, sorpassa l'interno su Bottas. Scusa, no, Bottas. Ehi, Bottas, che fai? Ora Massa, scusate, sono un attimino in transagonistica. No, non ci sto. Flashback. Qui vabbè. Ora gran duello con Bottas. Scusi, lo so, non l'ho fatto apposta. Però eri troppo lento. Cerchiamo di andare a prendere i nostri punti. Dobbiamo frenare. Cerchiamo di guidare come se fosse la qualifica. Perché sto facendo questi errori? Siamo anche fuori dalla zona di DRS, perché aspetta, è un bel po' più avanti. Mannaggia Hamilton, siamo te. Grazie, e noi ci interessa andare a riprendere c'è davanti. Cerchiamo di fare un giro da qualifica. Scusate se sono un attimino in silenzio, ma
concentrato, dopo concentrato. Che piccolo errore quella che non va a fare. Com'è che qualifica le 8-5 secondi e qui non riesco a prendere? No! No, ma che sto combinando? Che tonto! Eccolo, la massa nuovamente, no? Vediamo subito la posizione. Ma che la macchina scherzi di me? Ho capito che è in testa. Ah, quarto giro di 15. Va bene, capo. Abbiamo massa praticamente attaccata. Ho capito, che ci posso fare? Ah, il freno un pochino troppo, invece il freno sempre troppo poco. È passata la moto, ragazzi, penso l'abbiate sentito. Ricciardo, abbiamo Ricciardo dietro. Ah, ha freddo troppo. No. Davanti credo se ne siano andati ormai. Attenzione, l'accelerazione. No, abbiamo Ricciardo, non facciamo. Lasciamoli all'esterno. Anzi, lasciamoli all'interno. Così si guida, così. Stavolta non ci ha fregato. Stavolta è buono. Infatti Ricciardo ha preso un po' di distanza. Ragazzi, si suda con questo caldo, non riesco con le cuffie in testa, ma si sta abbastanza male. No, che errore. Abbiamo le gomme consumate e si vede. La macchina praticamente non gira più. Devo pizzicare leggermente l'accelerata. No, 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 no. Siamo usciti malissimo. Tranquillo, non so come si cambia, quindi teniamo così. Devo deconcentrare però, lasciami giocare. Non tengono più le gomme, non tengono più.
macchina allarga troppo. Da quanto si entra in box siamo praticamente a metà gara. Oi! Eh no, Ricciardo no, Scusi Daniel, no, non siamo neanche toccati, è stato il sorpasso pulitissimo. Grazie. Qua? Ah ok, meno male c'è assistenza ai box. Qui cosa devo fare? Non devo fare niente. Abbiamo Ricciardo dietro, è tratto anche lui. Ehi ragazzi, fate svelti, mi raccomando. Ehi! Ma che problema, mi hai fatto perdere un sacco di tempo. Ci ha superato sia Massa sia Ricciardo, ma dai! La gara è una merda. Ma hai fatto perdere due posizioni ai box. Gambe fredde. Gambe fredde ragazzi. Cerchiamo di andare avanti. Vatti, ma perché si agganciano le macchine? Ma che cazzo? No. Questa è una cosa schifosa di questo gioco. Da qui va bene. Sembra che abbia la calamita. Eccolo lì, non ci posso fare niente. Ma per cortesia. Non mi tocchi però! Porca miseria! Inutile Massa! Ora sono nervoso. Eccolo lì, infatti, sono nervoso adesso. La macchina sta subendo danni, penso sia già da buttare. Ehi! No, cioè ci hanno preso in pieno, non so chi sia stato, ma. L'ho preso in pieno da qui, non mi piace usare il replay, non l'ho mai usato in nessun gioco, e che poteva essere se non quel deficiente di Grosjean. Eravamo noi in pole, poi io ho fatto il pole e abbiamo perso tutto. Abbiamo DRS? No, niente DRS. Cerchiamo di fare un giro come Dio comanda. Beh, voglio andare almeno sul podio. Abbiamo appena montate. No. L'ultimo replay, poi qualunque cosa succeda. Ma che fai? Ma dai, ma per favore, su. Ancora Grosjean. No, la macchina non funziona più. Ma
ci dobbiamo fermare i box anche noi. Ma non me lo dire. Non me lo dire. Colpa di Grosjean che ci ha deconcentrato. Ma perché ogni volta c'è un incidente grave o c'è Grosjean o c'è Maldonado? Gara da buttare, purtroppo gara da buttare, nonostante abbia fatto una pole position, una gara più che discreta verso fino a... Eh no, devo cambiare, ma è vero, una penalità non si può cambiare niente, purtroppo la gara è andata così, non possiamo farci nulla. Senza l'anteriore, ricordiamoci. I tuoi tempi stanno andando a picco, torna subito ai box per le riparazioni. Box. Ho capito, manca un giro, cosa ci posso fare? Dobbiamo andare a 3 all'ora. Naturalmente non la rigioco la gara, perché va bene così, può capitare, quindi è la prima gara. Non siamo ancora caldi e pronti. Ah, peccato, peccato. Delirio. Abbiamo fatto tutte le cavolate possibili e immaginabili. Va bene. Va bene. Rifacciamo almeno il replay qua, perché sennò... Ho dimenticato che non avevo il musetto. Comunque dal prossimo Gran Premio non userò più replay, questo è poco ma sicuro, perché non è bello. Questa ormai la gara è andata come è andata, il passo ce l'avevamo, eravamo i più veloci in pista sicuramente, però non ci siamo stati con la testa, quindi è andata, abbiamo buttato via la gara. Per lo meno eravamo sul podio, quindi almeno il podio, magari se non la vittoria, il podio era a nostra portata. Eravamo sul podio. Poi ripeto, ho fatto tutte le cavolate possibili e immaginabili, quindi è andata così. Sedicesimi. Anche per colpa dei nostri meccanici che mi hanno fatto nervosire, eravamo terzi, siamo usciti quinti dai box. Ma sono lentissimi, guardate. Siamo ultimi, non è bello, non è bello questo, non sono mai arrivato ultimo in vita mia in nessun gioco di macchina. Sì, sì, va bene, capo. Ah, 4 giri, in 4 giri riusciremo a superarne almeno uno. Magari succederà un incidente di massa. Non ma sentito col pilota, ma di gruppo. Può succedere qualunque cosa, noi ci proviamo. Never give up, mai mollare. Facciamo qualche giro da qualifica, va? Questa libera ce la facciamo sicuramente. Cerchiamo di fare il giro record, se ce la facciamo. Magari non questo perché siamo usciti dai box, però proviamoci al prossimo. Attenzione,
delicato. Direi che ci basta fino alla fine. Ok, già le gomme consumate. Hanno un giro. Ecco una vettura là davanti. Evitiamo di sfondarla anche adesso. Abbiamo crociato davanti a noi. No! Niente, non è gara, non è gara. Mancano due giri, non ce la faremo mai. Però non riesco a prendere. Ho fatto anche il giro veloce. Guardate che tempo. Niente, non riusciamo a prenderlo, ho due secondi più veloci, ma lui non riusciamo a prenderlo. Quanto va? Hamilton? Ma è impossibile che ci abbia doppiato Hamilton. Ah, ecco perché non lo prendevamo, stiamo girando nei tempi di Hamilton, Crociano è molto più avanti. Vedete che avevamo il passo di Hamilton tranquillamente, io ho buttato via tutto quanto. Pazienza. Vabbè, abbiamo un rally per la prossima gara, dai. Sappiamo che la macchina c'è, il pilota c'è, bisogna mettere solo un po' di testa. Abbiamo tranquillamente il passo di Hamilton, come vedete. Ho buttato via tutto. Ho buttato via tutto. Niente, ci sdoppiamo. Volevo togliere l'onda del doppiaggio. Insomma, ci hanno dato la bandiera blu. Abbiamo il DRS. Ora minimo si ferma.
Va bene, non è stata una grande gara, perlomeno è stata una grande qualifica. Siamo partiti dalla pole, eravamo in testa, abbiamo rovinato tutto, abbiamo fatto una metà gara al terzo posto e poi per una sciocchezza si è passati dal terzo all'ultimo in un giro solo. Direi che per oggi è tutto, ci vediamo sicuramente alla gara 2, quindi al secondo Gran Premio con sicuramente un risultato magari, speriamo, migliore. Prima di tutto quanto, un saluto a Ramo, alla prossima, ciao.